Rilanciare Napoli e il Mezzogiorno puntando sulla valorizzazione di turismo e cultura è il tema al centro del convegno promosso dalla Confapi con l'Ordine degli Ingegneri Napoletani nella sede della Camera di Commercio. L'obiettivo è fare il punto sulle strategie di recupero e rifunzionalizzazione dei beni culturali per individuare nuovi fronti di intervento. Ritengo che abbiamo veramente grandi opportunità di fare in modo che il turismo si affermi non solo ma sia il volano di sviluppo dell'economia di questa regione, che diventa poi un volano trasversale a tutte le attività. Però c'è bisogno di una cura particolare del territorio, c'è bisogno di far rispettare le leggi, c'è bisogno di far rispettare l'ambiente, c'è bisogno di nuova cultura imprenditoriale, di nuova cultura della politica, quindi abbiamo bisogno di mettere insieme tutte le forze istituzionali, politiche, imprenditoriali affinché si cambi rotta. L'industria turistico-culturale l'abbiamo in tanti rilanciata in questi anni con un'operazione di collaborazione tra pubblico e privato molto significativa, però abbiamo delle potenzialità enormi, bisogna ancora lavorare, ma la strada è buona e c'è anche un effetto collaterale assai positivo in termini economici e del lavoro. All'iniziativa è intervenuto tra gli altri il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha ribadito un forte no all'ipotesi paventata dal governo di devolvere parte della tassa di soggiorno alle regioni. Ci siamo ribellati al fatto che sta passando l'idea che una parte della futura tassa di soggiorno debba essere data alle regioni. Ed è una cosa di una gravità inaudita, perché sono le regioni che devono mettere in atto politiche di sovvenzionamento del turismo. La tassa di soggiorno deve rimanere sul territorio, cioè quello che pagano i turisti che entrano in una città, Roma, Milano, Venezia, Napoli, Palermo, deve rimanere nella città di Napoli e deve andare a sostenere le attività economiche di imprenditori, operatori economici, albergatori e città, non andare a finire in enti burocratici e in sovrastrutture di altro tipo che poi vanno nei circuiti politico-istituzionali.